Radio.0 presenta Napoli Magazine. È lunedì 3 febbraio 2014, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da napolimagazine.com e va in onda da lunedì al venerdì dalle 14.40 alle 16 sulle frequenze di Radio.0 con Michele Sibilla in studio, Sebastiano Felicella in console, in collegamento dalla redazione di Napoli Magazine c'è naturalmente Antonio Pietrazzolo, tanti ospiti, tanti amici, tanti addetti ai lavori, opinionisti, ma anche semplici tifosi VIP che ci onorano della loro presenza giorno per parlare di questo Napoli che sta attraversando il peggior momento dall'inizio della stagione. È un Napoli fiacco, un Napoli imbolsito, un Napoli senza idee, un Napoli che fatica a trovare, a ritrovare la vena dei giorni migliori e, come purtroppo accade, è partita subito la caccia al colpevole, immediatamente si comincia a sparare sulla Croce Rossa, mentre casomai sarebbe il momento, e i tifosi lo insegnano, di stringersi soprattutto intorno alla squadra, che poi alla fine è l'elemento che deve essere aiutato, perché sono loro che vanno in campo, sono loro che stanno attraversando un momento di crisi e quindi i giocatori vanno aiutati. Ho letto e sentito tanto, via De Laurentiis, via Bigon, via Benitez, via questo, via quell'altro giocatore. Non è il modo migliore per fare un'analisi o per trovare il rimedio al male, anzi, se è possibile, questo rimedio è un male peggiore. È il momento di fare sinceramente e serenamente un'analisi, possibilmente autocritica, proprio per evitare per l'ennesima volta di ripetere gli stessi errori che purtroppo sono stati ripetuti anche quest'anno. Quindi calma, gesso, serenità, tranquillità, tanta concentrazione, maggiore applicazione sul lavoro, e si riparte da mercoledì dall'Olimpico, semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Roma, poi si ritorna in campo sabato contro il Milan in campionato, e poi ancora Coppa Italia il mercoledì contro la Roma, ma stavolta in casa per la semifinale di ritorno. Insomma, è un momento, ripeto, molto delicato, anche perché il mese di febbraio è un mese molto molto impegnativo. Come sempre, come ogni lunedì, apriamo con Mariano Grimaldi. Ciao Mariano, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Brutto momento. Bruttissimo momento, Michele, quello che ho visto ieri, che ho visto ieri all'Atleti Azzurri d'Italia, è stato uno scempio, perché ci sono andate a evidenziare un pochettino tutte quelle che erano le lacune che avevamo assolutamente analizzato sin da giugno di quest'anno. Ed è evidente che se tutti presenti a cercare di essere e di primeggiare quella squadra si acciatassi con questi limiti tecnici e strutturali, e sono questioni di tempo, prima o poi li paghi. Ho sempre detto che a Napoli manca un top player in difesa, un centrale mancino di ruolo, di grandissimo spessore internazionale, e beh, ieri l'uomo di Fernandez ha fatto due gol, e sul terzo gol Fernandez ha fatto un movimento tecnico sbagliatissimo, tattico, ma sbagliato lo si può dire un giocatore di una, due, tre, anche quattro categorie inferiori. Il difensore deve proteggere la porta, non ha un nazionale argentino, questa è la prima cosa che si va a dire a un difensore centrale, e lui è andato uscito lasciando il guardia della porta, evidentemente ha perso tempo e forma, non ha visto né l'attaccante né il pallone, evidentemente ha fatto una delle più brutte figure da quando è un giocatore di calcio professionistico. A me il giocatore non mi è mai piaciuto, e sotto questo punto di vista l'abbiamo sempre analizzato, ma quello visto ieri è sicuramente un giocatore non da Napoli, ma direi di più, non da Serie A. E nemmeno aggiungiamo da nazionale argentina. Allora, siccome Mariano stiamo parlando di difesa, io già ti avevo avvisato, oggi ti faccio parlare con il capitano, quello con la C maiuscola, quello che metteva tanto per intenderci la riga, quello che non avrebbe mai preso
il gol che ha preso il Napoli in occasione della terza segnatura. Quello che casomai non avrebbe mai permesso a Rolando Bianchi due settimane fa di segnare il gol del pareggio al 90esimo a Bologna, quello che non avrebbe sicuramente mai fatto passare Sardo in autostrada verso il gol la scorsa settimana in Napoli-Chievo. Signori e signori, buon pomeriggio a Beppe Bruscolotti. Ciao capitano. Ciao, buongiorno, un saluto a tutti. Beppe, io ti lascio nelle mani di Mariano Grimaldi, che stava parlando, come hai sentito già, di difesa e di errori, di erroracci in difesa che ci hanno fatto fare una delle più brutte figure della storia del Napoli, credo, perché quella di ieri è una bruttissima figura, e io sono qui ad ascoltarvi in religioso silenzio. Vai Mariano. No, io voglio fare una doppia domanda con un'unica affermazione al mio capitano, perché io sono un grandissimo tifoso del Napoli prima di essere diventato quell'operatore di mercato che sono. Com'è possibile che una squadra di questa fattura non abbia un centrale mancino del livello di questo Napoli? E soprattutto tatticamente, se ci puoi spiegare come ha potuto un giocatore come Fernandez fare quel movimento in uscita verso il fondo su quella palla lanciata in profondità dove Max Morales ha fatto quello. Ma questo problema, come ben sai, ce lo portiamo dietro da un pezzo, quindi Napoli è alla ricerca. Si sperava che in questa riparazione potesse arrivare finalmente, insomma, a colmare un po' quelle deficienze che ci sono state, ma purtroppo credo che ce le porteremo ancora dietro. Mi auguro di no, per il bene di tutti, quindi che possiamo trovare il giusto rimedio. E troppe distrazioni, perché un difensore che si lascia spostare così facilmente, poi ci appelliamo alla scivolata, quello che sia, insomma, credo che il difensore dovrebbe, insomma, usare mezzi e forze diverse, insomma. In determinate situazioni è normale che devi prevalere, devi far vedere la tua forza, la tua prestanza. E indubbiamente, come detto prima, i problemi ci sono, ce li portiamo dietro. È una difesa che l'infortunio di Reina ci può stare, perché non per giustificare, però insomma capita, come capita quello che sbaglia il rigore. Insomma, non si può crocifiggere, anche perché poi insomma ci ha abituato a ben altre situazioni. Però per il resto, insomma, noi commettiamo sempre i soliti errori, insomma, lasciamo sempre tanta libertà, ci facciamo girare, ci facciamo anticipare, e commettiamo, insomma, una serie di errori che poi chiaramente ti portano a queste situazioni. Ma Napoli poteva, sì, poteva, ma alla fine sei tornato da Bergamo con tre gol sul groppone, quindi dove ti vai a giustificare? Dici, ma quello è tre azioni, tre gol. E meno male, se ne facevano 5 quando ne prendevamo 5-6, grande, insomma, grande. Non è possibile. Perciò dico, è chiaro che bisogna fare di coscienza, bisogna riunirsi, chiudersi in una stanza e dire, ma cosa sta succedendo? Perché non è questa solo la partita che ha fatto, insomma, suonare il campanello d'allarme, insomma, diciamo che è un periodo che a Napoli sta alternando un po' prestazioni del genere, scialbe, con qualche prestazione di livello, però diciamo che forse sono più negative queste qui di scialbe che insomma quelle positive. Quindi chiaramente lo stesso allenatore credo che dovrebbe rivedere qualcosa, per carità. Noi siamo critici, però col bene che vogliamo a questa casacca, e principalmente a questa gente che segue questo Napoli. Quindi che diciamo, lo diciamo a fin di bene, che insomma Napoli possa fare se stesso e quindi ritrovare pure il giusto equilibrio tra tifoseria e squadra, perché qui la gente incomincia, insomma, a rumoreggiare, c'è molte lamentele in giro, quindi è chiaro che anche questo non va sottovalutato, perché sappiamo benissimo il nostro pubblico è eccezionale, aspetta giustamente, ma poi quando capitano queste situazioni con queste squadre, essere derisi poi da squadre, da posti dove ci hanno preso sempre in giro, e allora il discorso insomma diventa molto più pesante.
Mariano, ancora una domanda per Beppe. No, oggi sono più cattivo del solito. È possibile che nell'86 il Napoli aveva due terzini fluidificanti, Mancini, straordinari, tutti e due della Ver 21, che erano Massimo Figliardi e il grandissimo Antonio Ferrannante, e successivamente il Napoli prese un giocatore come Giovanni Francini, che è stato un giocatore che è sempre navigato nel grande Napoli, e successivamente anche a ridosso della nazionale, perché il giocatore ha giocato nella nazionale. E quindi, ma è possibile che dagli anni 90 il Napoli non riesce ad avere e a prendere un terzino sinistro di ruolo di caratura nazionale e internazionale? Ma questo per me è un altro problema, questa multinazionale. Io anche dico il mio pensiero, io nemmeno questo sono d'accordo, il fatto che si tenga una squadra completamente di stranieri. Per me la maggioranza deve essere italiana, perché comunque è un ambiente nostro. Ma poi francamente, quando tu tieni 10-12 di loro, ma quando cazzo di lingue, scusate il termine, dobbiamo parlare là? L'intesa come c'è, insomma, là, come si fa? Io credo che anche il dialogo diventa difficile, perché poi non è nell'immediatezza, perché insomma uno si sa che per imparare insomma qualche mese passa, ma arrivano altri ancora, insomma, e io non lo so, io non la vedo una cosa positiva. Sì, capito, ma sono 24 anni che il Napoli non ha un vero terzino sinistro. Ma io non lo so, io non credo che non esistano più i terzini sinistri. Il mercato, come la penso io, per me è tutto l'anno, quindi anche adesso che è finito il mercato bisogna continuare, andare a vedere in giro, dappertutto, ma io principalmente nel nostro campionato, perché io sarei più a levare più un ragazzo di Serie B, di Serie A, giovane, che andare fuori così a prendere tutti stranieri. Ma speriamo bene. Mariano, noi possiamo ringraziare all'impiedi Beppe Bruscolotti, possiamo soltanto rimpiangere che giocatori come lui purtroppo ce ne sono sempre meno, e che purtroppo ai noi non giocano nel Napoli, anche perché ma anche questo, scusami se ti interrompo, potremmo rimediare, perché potremmo anche ritornare alla vecchia scuola, come pure riprendere allenatori nostri italiani e riprendere un discorso che ha sempre funzionato. Perché ci siamo dovuti adeguare a tutto questo calcio europeo? E insomma, poi alla fine cosa abbiamo visto? Che sono venuti a mancare pure quello che era la nostra forza, la difesa. Insomma, non abbiamo più portieri, non abbiamo più difensori. Una volta si cercavano gli attaccanti, qualche centrocampista di livello, e adesso andiamo a comprare pure i portieri, poi portieri argentini, brasiliani, per carità, tutto il rispetto, ma penso che la scuola nostra era tutt'altra roba. Ritorniamo in studio, io saluto immediatamente il collega della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Ciao Michele, buongiorno. Oggi giornata particolare per chi c'è stato, per chi ha fatto parte della famiglia, per chi fa ancora parte della famiglia della Gazzetta dello Sport, perché dopo quanti anni chiude la redazione della Campania? Beh, sono oltre 24 anni, perché è dal 1989 che la Gazzetta della Campania ha fatto compagnia a tanti lettori qui dalle nostre parti. E quindi è un brutto giorno per la storia del giornalismo di questa città. Assolutamente, ne abbiamo già parlato, una decisione dell'azienda che va rispettata ovviamente con grande rammarico da parte di chi ha lavorato a queste pagine, non soltanto il sottoscritto negli ultimi anni, ma anche chi l'ha preceduto, immagino anche da parte di tanti lettori che comunque ci seguivano con passione, con interesse, non solo perché raccontavamo approfonditamente le gesta del Napoli, ma anche e forse soprattutto per lo spazio che veniva dedicato alle altre squadre e agli altri sport. E io saluto anche il responsabile dei servizi sportivi del Roma, Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore. Eccoci. Volevo salutare il mio amico Monti, Gianluca. Ma allora devo ti passo a trovare, Io sono troppo lontano. Dispiace sentire certe cose, dispiace che la Campania, che comunque, voglio dire, non solo con Napoli, dove Gianluca ha sempre fatto un buon lavoro, c'era tanta gente che seguiva gli sport vari, la Lega Pro, la Serie D, e si perde un pezzo di Napoli, certo in un momento difficile per l'editoria, dove cala tutto, addirittura anche sui giornali online, però così non va bene. Diciamo che è un momento negativo per tutto, soprattutto per il Napoli.
Sì, per il Napoli sì, veramente sono molto arrabbiato per quello che è successo ieri pomeriggio a Bergamo con l'Atalanta. Sicuramente tutta una serie di concause che però hanno fatto fare una brutta figura al Napoli, a Benitez, e hanno fatto bene i tifosi a lamentarsi e ad arrabbiarsi, perché così in campo non si va. Gianluca? Ma leggevo Gaiazza, leggevo Italo Cucci oggi sul Roma, e sinceramente il Napoli effettivamente ha scherzato con il fuoco e si è bruciato, come appunto raccontava Salvatore, perché magari è improprio parlare di turnover perché non sono stati cambiati 6-7 giocatori, ma nel momento in cui vengono meno quelle due tre pedine che magari sono fondamentali nello scacchiere della squadra, è logico che poi si finisca con lui sentirne quando gli equilibri già di per sé sono labili. Quindi passi anche per Higuaín, che magari aveva bisogno di riposare. Però io con la Lazio qualcosa di diverso avevo visto, una sorta di 4-1-4-1 nel quale proprio Jorginho e Damsic, agendo un passo davanti ad Hiller, avevano favorito quest'ultimo, avevano probabilmente fatto anche gioco, e invece le cose sono state stravolte nuovamente e ne abbiamo pagato le conseguenze. E allora Salvatore, Gianluca, cosa bisogna fare? Ricordiamolo che siamo alla vigilia di un tour de force veramente terribile. Il mese di febbraio è il mese decisivo, solitamente lo è ancora di più per il Napoli. La verità è che la coperta è un po' corta, non so Gianluca cosa ne pensa, perché vedere la Juve, che col tutto il rispetto del fatturato, di tutto quello che stanno facendo da quando è arrivato Conte, però vedere la Juve con 6 attaccanti, di cui 4 vanno tra panchina e tribuna, sembra improbabile vedere un Napoli che se non gioca Higuaín non si fa niente, dai, come prima punta. Non possiamo, con tutto il rispetto di Duván Zapata, contare su un giovane quando il Pipita non gioca, per amor del cielo. Ma sai Salvatore, dice che la coperta è corta, dal punto di vista numerico il Napoli ha ben 26 giocatori, il problema effettivamente è nella qualità. E questo è un discorso che in qualche modo chiama in causa anche il mercato, perché io ribadisco che il Napoli ha fatto quello che doveva sul mercato, nel senso che, come ha detto lo stesso Benitez, ha preso dei giocatori specifici per dei ruoli che magari erano scoperti, andando così a coprire le falle che c'erano in rosa. Bisogna però capire se la qualità di tutti gli elementi che sono nell'organico è paragonabile tra loro, tra i titolari e appunto le riserve. Come giustamente diceva Salvatore, qui mi sembra che qualche differenza, ecco, tra Higuaín e Zapata, ma non solo, ci sia. E allora, se manca Zuniga, continuiamo ad avvertire questo problema sulla fascia sinistra, con Rediere che continua a dimostrare di non essere all'altezza. Se manca Berami, non abbiamo un fan di frutti davanti alla difesa. Appunto, abbiamo detto che se manca Higuaín non c'è un centravanti di riserva. Sinceramente fa preoccupare questo, dopo aver messo mano comunque a una squadra che è stata rivoluzionata in toto prima dal mercato estivo e poi da quello di gennaio. Pensare che ancora ci siano queste differenze, ripeto, da titolari e riserve, non può non preoccupare in prospettiva di questo tour de force di febbraio. So di bestemmiare, ma mi sa che bisognerà ricominciare a parlare di titolarissimi e riserve. Sì, ma io credo che l'errore sia stato di comunicazione. Non possiamo sentire a giugno, luglio, agosto, che c'è la finestra di gennaio per poter rimediare, e poi arriviamo a gennaio e sappiamo bene che i calciatori importanti non vengono. C'è poco da fare, lo abbiamo scoperto andando a bussare alla porta di Mascherano, di Skertel, di Hager, addirittura ci ha detto di no Gonalon. Io credo che Napoli aveva le possibilità, certo non è facile in una sola sessione prendere 10 calciatori, però aveva la possibilità di rinforzarsi ancora di più, ha aspettato gennaio, e purtroppo gennaio, per amor del cielo, Jorginho, Goulam e Enrique potranno diventare anche dei fulmini di guerra, ma io credo che a Napoli oggi, come giustamente diceva Gianluca, serviva un centrocampista davanti alla difesa al posto di Berami, serviva assolutamente un vice Higuaín, perché per amor del cielo può giocare Pandevo, può giocare Callejon come prima punta, ma ieri quando è entrato lui già si è visto qualcosa di diverso, anche perché metti apprensione alla difesa avversaria, mentre sia Stendardo, Yepes e poi Lucchini con Zapata hanno avuto vita facile.
Gianluca, volendo... Ma io non so se ricominciamo presto a parlare di titolarissimi, secondo me non abbiamo in realtà mai smesso di farlo, perché poi questa squadra a Cagliacon non rinuncia mai, ed è giusto così, perché non c'è Albiol. Una sua alternativa. Ad Albiol non rinuncia mai, fino al punto da farlo stancare, e abbiamo visto che magari nell'ultimo periodo non è certamente il migliore Albiol. Quando si rinuncia a Higuain si fa tanta fatica. Il Napoli sinceramente ha vinto una partita a Genova ad esempio con Pandev e Zapata, ma ci dobbiamo rendere conto che ad esempio quel Genova non era assolutamente il Genova di oggi, altrimenti non so come sarebbe andato a finire se in banchino ci fosse stato Gasperini e non Liverani. Quindi no, io Gianluca, giusta la tua, io vorrei vedere cosa sarebbe successo se fosse stato Cannavaro a scivolare su Maxim Morales anziché Fernandez al suo ritorno a Napoli. Vabbè, stesso a Bergamo, ma pure a distanza è colpa sua comunque. Ma purtroppo questo è un limite, ecco, della comunicazione che si è venuta a creare attorno a determinate situazioni, anche attorno a Cannavaro, che probabilmente non è mai stato adeguatamente protetto. Quando si è difeso anche in passato lo ha fatto da solo, che lo ricorderete tutti al sito ufficiale del Napoli dopo un famoso Napoli-Torino con Donadoni in panchina. Lo stesso discorso va fatto in qualche modo anche con Insigne. Bisogna cercare di creare una cortina di ferro sui napoletani, perché non è facile giocare a Napoli essendo figli di questa città, però gli errori di comunicazione, ma intesi come non ufficio comunicazione del Napoli, di quello che abbiamo fatto anche noi trasparire all'esterno, sono stati fatti all'inizio stagione, anche quando si è parlato eccessivamente, secondo me, di Scudetto, di far meglio dell'anno scorso. L'ha detto Benitez, l'ha detto De Laurentiis, l'ha detto Cagliacon il primo giorno, quello di ritiro, dicendo che il Napoli era da Scudetto. Sinceramente l'ho fatto Higuain anche di recente alla radio ufficiale. Bisogna dimensionarsi, magari non ci si aspettava che la Juve avesse questo passo, però sinceramente se all'inizio dell'anno qualcuno di noi pensava che il Napoli si fosse avvicinato al punto tale con la Juve da poter lottare fino in fondo, secondo me vedeva un altro calcio, e allora non capisco perché loro dovevano in qualche modo illudere i tifosi di essere così vicini alla Juve, quando era palese che ci fosse, non dico tutta questa differenza, ma una certa differenza. Faccio l'ultima domanda a entrambi. Cosa ha voluto dimostrare Benitez ieri facendo riposare Hamsik, Jorginho e Higuain, quindi Jorginho promosso subito titolarissimo praticamente, in vista delle partite con Roma in Coppa Italia e Milan in campionato e poi ancora Roma in Coppa Italia, che si punta a tutt'altro, che oramai... E insomma bisogna stringere un po' i denti per conservare il terzo posto, ma si pensa soprattutto alla Coppa Italia e alla Europa League? Se, rispondo prima io, se stava a 10-15 punti dal quarto posto, e allora fa bene a pensare solo alla Coppa Italia e all'Europa League, considerato che la Fiorentina, stiamo facendo la gara a chi sbaglia di più con Montella, visto che comunque Inter e Verona sono ancora molto molto distante. Io credo che si sta sbagliando di grosso. Il Napoli deve cercare di puntare alla Roma e alla Juventus, ma non per vincere lo scudetto, ma per allontanarsi dal quarto posto e blindare una Champions League, che se non dovesse arrivare sarebbero davvero guai, a prescindere, voglio dire, dagli introiti economici, perché poi rischieresti che giocatori come Mascherano, Hager, Skrtel e tanti altri non verrebbero, perché vogliono giocare ad alti livelli. Gianluca? Sì, sposo praticamente in pieno, sinceramente l'ho scritto anche su Facebook, su Twitter. Secondo me la Coppa Italia in questo momento non può essere considerata un obiettivo. Per carità, poi si arriva in finale, ci si gioca la finale, a parte che non è facile battere la Roma nel doppio confronto, però la Coppa Italia è stata festeggiata a Napoli come un grande trofeo quando è stata vinta nel 2012, perché era in qualche modo l'apice di un progetto partito nel 2004 con il fallimento, la Serie C e quant'altro. Oggi la Coppa Italia è un trofeo che non porta nulla. Si vince vincendo 5 partite, il Napoli di Bianchi l'ha vinta vincendone 13 e le ha vinte tutte e 13, ha un valore assolutamente diverso, non porta né introiti né qualificazione eventuale alla Champions, porta eventualmente all'Europa League, ma il Napoli, come diceva Salvatore, deve puntare al terzo se non al secondo posto. Allora sinceramente, proprio nel giorno in cui la Fiorentina perde a Cagliari, che si può andare in campo a Bergamo per cercare di marcare la differenza con i Viola, io me la sarei giocata con tutti i titolari. Poi magari
magari non la si vinceva lo stesso, però il segnale che è stato dato, io credo che quando tutti abbiamo saputo la formazione ufficiale abbiamo pensato, vabbè, evidentemente si pensa alla Roma, come l'abbiamo pensato noi devono averlo pensato anche i giocatori in campo. Anche perché poi Gianluca, e concludo, il 2 o il 2 e il 9 aprile gioca la Roma e quindi tu accorciavi a 3 punti di distanza, sì, poi non sai che cosa può accadere tra Roma e Parma tra 2 mesi. Certo, certo. Ma speriamo, speriamo bene. Vi ringrazio entrambi. Ciao Salvatore, ciao Gianluca, in bocca al lupo e buon lavoro. Ciao, grazie Michele, in bocca al lupo a te. Saluti. Grazie, grazie a Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport, Salvatore Cagliazza, responsabile dei servizi sportivi del Roma. E purtroppo, insomma, ragazzi, qui la situazione è quella che è. E allora io ripeto, tranquilli, sereni, concentrati, bisogna stare con i piedi ben piantati a terra, e come ha detto Bruscolotti, bisogna chiudersi nello spogliatoio, guardarsi negli occhi, analizzare serenamente, ma senza sconti per nessuno, gli errori commessi. E quando si parla di errori commessi, Bruscolotti lo ha detto a vari livelli, cioè qui non si parla della scivolata di Fernandez, della svirgolata di Iller o del disimpegno sbagliato di Zemaili e insomma della valutazione sbagliata di Reina sul primo gol di Dennis. Qui si tratta di esaminare tutto quello che è successo, mercato compreso, gestione del mercato compresa, e fare un esame, un'autocritica per trovare, ripeto, il rimedio migliore per superare questo momento difficilissimo. E allora ne parliamo con chi di esperienza ne ha da vendere, con Oscar Magoni. Ciao Oscar, buon pomeriggio. Sì, buongiorno a tutti. Brutto momento, bruttissima figura a Bergamo. Non tanto Oscar per come è andata la partita, perché poi alla fine 1-0 e il Napoli rischia di pareggiare in 2 occasioni. 2-0, c'è quell'intervento in area di Consigli su Mertens, no, valutato. Però guarda, sono partita ieri, ero allo stadio, l'ho vista, credimi che il Napoli ieri è stato un Napoli, abbiamo elogiato tante volte per il calcio spettacolo, ma ieri è stato irritante, anche se ha avuto delle occasioni sporadiche, ma il Napoli ieri non c'era proprio. Quindi ecco, tu hai visto da vicino, quindi se dovessi fare una diagnosi, è stato sottovalutato l'impegno, perché Atalanta in casa ha fatto tutti i punti in casa quest'anno, in casa è fortissima, concede pochissimo, è una squadra che riesce a saltarsi al massimo proprio a Bergamo, e il Napoli un po' per le scelte tecniche, un po' per l'atteggiamento ha impattato male la partita, e è vero che non ha sofferto più di tanto, però è anche vero che il Napoli doveva fare di più la partita. Ma secondo te, Oscar, è stata una questione di testa, le scelte dell'allenatore hanno condizionato chi ha giocato, si pensava già alla partita di mercoledì, quale può essere stata la distrazione? Io questo non lo so, sicuramente venire a Bergamo e non partire con Hamsik e Higuain dà la sensazione che l'impegno, che la squadra avversaria non sia così temibile. È stato un grave errore, forse è passata l'idea che l'Atalanta non fosse così forte, e invece io vi dico che l'Atalanta in casa, l'avevo detto anche in settimana, l'Atalanta in casa è una squadra importante, è una squadra tosta, è una squadra che in qualche modo riesce sempre a fare risultato, e i giocatori del Napoli sono sembrati sfagati, perché anche sul primo gol Reina ha sbagliato, ma è stata persa una palla al centrocampo facile, e il secondo gol un clamoroso rinvio sbagliato, il terzo gol una marcatura sbagliata ancora. Cioè, proprio ci sono stati degli errori troppo gravi che su un campo così difficile non puoi permetterti di fare questi errori. E a proposito di questi Oscar, sono stati secondo te soltanto errori personali o comunque l'atteggiamento tattico c'entra? Il Napoli si è adeguato a un ritmo che è imposto dall'Atalanta, e non un grandissimo ritmo, l'Atalanta temeva il Napoli, ha fatto una partita molto guardinga e ha aspettato la palla. Il Napoli, ripeto, non ha fatto niente per accelerare, non ha dato l'impressione di voler avere quella fame agonistica per vincere la partita, un Napoli ordinato che stava facendo il compitino, e poi questi errori clamorosi hanno naturalmente fatto girare la partita, anche l'errore di Mertens
che certo, può succedere di sbagliare, ma è naturalmente un errore talmente clamoroso per un giocatore di quel livello che proprio è stata la giornata no un po' per tutti. Come si fa adesso per uscirne fuori? Ma io credo che da queste sberle poi alla fine la squadra forte reagisce, il Napoli ha grandi campioni e a volte prendere anche un bello schiaffone non è detto che sia così negativo, insomma, dunque sicuramente hanno capacità tecniche, morali e comportamentali per poter uscire subito da questa mini crisi, e anche l'impegno di mercoledì che secondo me capita a pennello perché è una partita molto importante contro una squadra fortissima, il Napoli è chiamato subito a una prestazione importante, dunque si dimentica più velocemente la sconfitta e si vuole dimostrare a tutti che il Napoli non è quello visto a Bergamo, ma è quel Napoli scintillante che noi abbiamo visto tantissime partite. Napoli Magazine. Buon pomeriggio ad Antonio Pietrazzolo. Ciao Antonio. Michele, buon pomeriggio a te. E salutiamo subito il nostro prossimo ospite, anche perché sono sicuro che oggi sarà ancora più scatenato. Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Io credo che se avete voglia di far sentire agli ascoltatori voci rassicuranti non dovreste chiamarmi in giornate come questa. No. Maurizio, possiamo dire che chi nera la mezzanotte non può venire. No, invece può venire, questa è la tragedia, può venire benissimo più nero della mezzanotte, perché se un allenatore e una società ritengono di poter sostituire Higuain con Zapata o con Pandev, come dice Benitez, o facendo giocare l'onnipresente Caglion, che immagino lo usino anche per scaricare i pacchi dagli autobus o della squadra, o anche per pulire a terra nello spogliatoio, perché non esce mai, non viene mai fatto riposare, e allora io credo che ci stia benissimo andare a perdere con l'Atalanta. Lo spettacolo che è stato offerto ieri è stato veramente vergognoso. Io credo che, ho scritto sul Mattino di oggi, mi aspettavo che qualcuno lo dicesse oggi, qualcuno chiedesse scusa ai tifosi che pagano, ai tifosi che erano presenti a Bergamo, che si sono sentiti insolentire come al solito dalla curva atalantina per 90 minuti e in più hanno dovuto vedere pure i propri giocatori fare la figuraccia che ha fatto. Insomma, io quello che ho visto ieri è stato un ulteriore passo, e più nero della mezzanotte può venire, caro Antonio, perché uscire mortificati per esempio dalla Roma potrebbe essere gravissimo anche per il morale, per una squadra che nelle ultime quattro partite non ha centrato credo una vittoria, cioè, però guarda, forse a mio avviso la scelta di sicuramente non ha pagato, quella di lasciare in panchina gente come Jorginho, Higuain e Hamsik, perché in un momento così delicato non è stata delle più felici, no, come intuizione, così come dicevi tu Duvan Zapata, dispiace dirlo, era assente in campo, non è riuscito mai ad arrivare al tiro. Per un attaccante non è andato concepibile, sicuramente elettrizzante, è stato un Napoli brutto, forse troppo brutto per essere vero, una prestazione generale indecorosa da archiviare subito, perché come giustamente sottolineava Maurizio De Giovanni, arriva la Roma in Coppa Italia, non si può fare una brutta figura all'Olimpico in una semifinale dove può dire molte cose anche per quello che vale per la stagione, perché se c'è in campionato una Juventus lanciatissima che non si ferma più, la Roma sta dietro ai bianconeri, il Napoli deve blindare questo terzo posto da Maurizio, facendo attenzione anche alla Fiorentina che per fortuna si è fermato, ma al di là degli errori di Zemaili, Reina, Hiller e Fernandez che sono stati clamorosi di poco, io resto interdetto per un aspetto a mio avviso grave. Non ho visto un gioco, non ho visto la capacità di reagire dopo il primo gol subito, e allora bisogna fare quadrato attorno a questa squadra per capire qual è il vero motivo di un debacle. Ma così non capisco, scusami Antonio, sono io che da tifoso e non da tecnico né del giornalista vedo non capisco da dove si dovrebbe poter vedere questo gioco. Allora, per gioco io intendo una fluida, intelligente, rapida e possibilmente originale maniera di portare la palla dalla difesa agli attaccanti. No,
questo è il gioco, mettendo gli attaccanti in condizione di battere a rete con la maggiore tranquillità possibile. Questo è il gioco del calcio, almeno che io credo, cioè che io sappia. Ora, questo gioco puoi portarlo avanti o centralmente o sulle fasce. Sei d'accordo? Non c'è altro luogo, a meno di fare che certi giri per le tribune. Non c'è niente di male a utilizzare centrocampista, no, Maurizio? O utilizzare le piste di atletica. Quindi devi farlo sulle fasce. Seguimi nel ragionamento per i centrocampisti. Sulle fasce tu hai da un lato Reveiller, che è un destro 34enne francese, fermo per un anno e più, per vari motivi, il quale non può arrivare al cross. Noi abbiamo visto un'azione ieri a Bergamo abbastanza umoristica, in cui lui è arrivato da solo, perché c'era stato un errore di sovrapposizione degli atalantini, sul sinistro si è fermato, ha dovuto riportare la palla sul destro, ha dovuto rientrare di un metro, perché sennò la palla calciando di destro da quel punto della fascia sarebbe uscita. L'utilità in quella posizione del campo, dato che non appoggia nella fase offensiva. Esatto, allora è che non copre nemmeno. Bene, allora questa è una fascia. L'altra fascia è Maggio, un giocatore che secondo me è in grandissima confusione in questo momento, che non riesce a essere mai propositivo e non riesce nemmeno a coprire. Un giocatore che in anni e anni non ha mai saltato, io ricordo, un uomo, se non in velocità. Maggio non è in possesso di un dribbling, quindi non riesce a saltare l'uomo, quindi basta schierare una difesa ferma, basta mettere una sedia su quella fascia e Maggio ci andrà a sbattere vicino. Quindi tu da una fascia e dall'altra non puoi sviluppare questo gioco che dicevi tu. Centralmente tu hai Hiller e Zenaili, no, che in questo modo, che non sono mai stati dei grandi costruttori di gioco. Zenaili è uno che si butta negli spazi, condizione necessaria e sufficiente per sbuttarsi negli spazi e avere gli spazi. Quando non ce li hai non ti puoi buttare da nessuna parte, o meglio non ti puoi buttare se non, vabbè, lasciamo stare. E Hiller, che è in un momento, nel momento secondo me più tragicamente involutivo della sua carriera, cioè Hiller in questo momento andrebbe tolto, ma per lui, per salvarlo, per mantenerlo vivo, andrebbe tolto da lì. Questo significa che tu allenatore, che hai una condizione di uomini del genere, che vedi ogni settimana, che vedi ogni settimana, devi sapere che non puoi giocare con un centrocampo a due, esatto. Che in mezzo a questi due va inserito o Hamsik o Jorginho, che sono gli unici due calciatori in grado di costruire un minimo di gioco per via centrale. Siamo d'accordo su questo. Ecco, allora spiegami per quale motivo, tornando alla tua correttissima annotazione precedente, non hai visto un gioco, ma come lo avresti potuto vedere? Cioè a tavolino adesso, no? Ma anche la reazione d'orgoglio che in altri casi c'è stato dopo lo schiaffo preso non c'è stata, questa è la cosa che mi ha. Ma potevi avere una reazione d'orgoglio da parte di chi? Cioè, da parte di chi? Però se anche io non voglio fare i singoli nomi, però davvero tutti invece i singoli nomi secondo me vanno fatti, perché in questo dico della fase offensiva, se li guardi partendo dal primo, dal portiere che ha chiesto scusa, è stato un uomo, perché dopo si è presentato ai microfoni, ha detto sto male, mi dispiace. Ha fatto una è l'unico che ha chiesto scusa di tutti, ma io avrei voluto sentire anche Benitez chiedere scusa ai tifosi. Io avrei voluto sentire Benitez non dire il gioco noi è frutto degli errori individuali. Oppure Maurizio, contro di noi le squadre si chiudono, ma si sa che contro una grande squadra, ma purtroppo la squadra provinciale si chiuderà. Sappiamo che non si va lontano, no? Ma io credo che Maurizio non stia parlando di sé, di Macri. Mi riferivo a Benitez. Se dice se Mertens lì veniva concesso il rigore oppure se segnava, no, però con i secoli, ma caro mister, lo sai bene che non si va da nessuna parte. Non è una partita a questi livelli che non sia decisa dagli episodi. Le partite non sono decise dagli episodi quando giochi contro il pizzichettone e vinci 15-0. Ma le partite normali sono sempre decise da episodi. Cioè, se tu a Dennis, che è un buon centravanti di seconda categoria, e che magari lo tenessimo come riserva noi, perché tu è un Dennis che devi tenere come riserva, bravo. Che devi avere Osvaldo come riserva, perché sennò ti chiami Juventus. Anche se a costo zero Osvaldo l'avrei preso. Ma sono giocatori che tu devi pagare, ne abbiamo parlato molte volte. Quelli hanno sei punte, dovendole giocare due, ne hanno sei. Terzi, Llorente, Giovinco, Vucinic, Quagliarella e Osvaldo. Cioè ne hanno sei.
Ma lo Svaldo della situazione, il Vucinic della situazione, il Giovinco della situazione, il Quagliarella della situazione, va alla Juve sapendo di non giocare se non una volta ogni tanto, perché lo paghi? Perché lo paghi? Gli dai soldi e lui va in panchina, buono buono. Noi invece il Dennis della situazione non lo riusciamo a trattenere. E sarebbe, poi non, e allora, sinceramente, avendo solo Higuain, non possiamo rinunciare a Higuain. Bisogna farlo riposare, ragazzi, fatelo giocare. Poi se, sì, poi se viene, allora, se viene squalificato, nel senso perché protesta, ci sta, fa parte del gioco. Non pensiamo al Milan, perché il Milan non è il Milan di 10 anni fa. È un avversario alla portata, quindi non è che dobbiamo preservare nessuno. Jorginho è diffidato, non fa niente, adesso è arrivato il più fresco, bravo, gioca, bravo, cioè bravo. Non fossilizziamoci su sono discorsi esatto, perché poi alla fine vediamo in campo risultati disastrosi, sono brutte figure, insomma, sono brutte figure. No, ma ascoltami, io perché poi ci stanno delle cose che secondo me è giusto, il tifoso si interroga su questo. Allora, tu compri Enrique. È lì che deve partire per il Brasile per risolvere le cose sue. E il permesso di soggiorno. Dico, ma ti pare possibile? Tu hai deciso di focalizzarti sull'obiettivo e di che 8 ore prima di prenderlo, se questo deve andare già in Brasile. Cioè ieri Enrique poteva, cioè se Albiol fosse stato ammonito ieri, cioè noi, chi giocava mercoledì? Cioè noi dove andiamo con una situazione del genere? Ed Enrique, ti parlo di Enrique, non di Thiago Silva, cioè non è il giocatore che viene, dice ma noi abbiamo preso, abbiamo avuto l'opportunità di prendere il grandissimo campione, l'abbiamo preso. Sì, ti dirò di più, bisogna avere anche più coraggio, nel senso che Jorginho ha dato sensazioni positive, è un momento particolare, i ragazzi sono stanchi, fai giocare Jorginho, è arrivato Goulam, lo vedi fresco, perché tutto sommato, vai, lancialo perché effettivamente Reveglia a sinistra non sta dando un buon contributo. Anche. Proviamo perché effettivamente. Chiediti perché Hernandez è andato all'Inter. Chiediti perché Nainggolan è andato alla Roma, chiediti qual è il motivo per cui Rami, trattato per un anno, l'ha preso il Milan. Cioè, non, io credo che sono cose che ci dobbiamo anche chiedere e che qualcuno ci deve spiegare, perché una cosa è dire a inizio campagna acquisti ho 50 milioni di euro da spendere, perché è stato detto, tra virgolette, no? E anche se poi rettificato Coentrao, Mascherano, Ingazzi e quant'altro e poi ritrovarsi con Enrique e Goulam, con tutto il rispetto, magari saranno fortissimi, io non li conosco, però con tutto il rispetto non mi sembra che valgano questi nomi che sono stati trattati, non lo so, c'è qualcosa di strano e io mi sarei aspettato e mi aspetterei che qualcuno ci raccontasse che cosa sta succedendo a Napoli. Nel frattempo lo faremo io e te in privato più tardi, perché dobbiamo parlare ancora a lungo di questo Napoli e di tante altre cose, quindi io do un grande abbraccio a Maurizio De Giovanni, resterei con te fino alle 23 di stanotte, aprendo anche i microfoni dei tifosi proprio a cercare di interrogarci meglio, però purtroppo non io, è non io non vedo l'ora di Maurizio, ti mando un abbraccio forte, ne riparliamo tra di noi. Ciao Maurizio, a tutti. Grazie Maurizio, io non vedo grazie, grazie a Maurizio De Giovanni, io caro Michele. Non vedo l'ora di ricevere un invito da parte tua per prendere un caffè insieme a Maurizio e di fare una bella chiacchierata sul Napoli così davanti mai, a un caffè. Ti ricorda di questa parola. Vabbè, mai. Allora. Michele, hai ricevuto già il palinsesto di domani? Ma io ho una complicazione. Poi problema con il telefono? Poi no, io ho una complicazione probabilmente. Però vabbè, no, basta, fai sempre questo, non è il momento, cioè, il Napoli ha perso. Ci manca solo Sibillo che inizia a fare il fenomeno. Vabbè. Siamo pronti per il prossimo allenamento? A proposito di fenomeni, ce n'abbiamo uno. Tony Iavarone, ciao Tony, buon pomeriggio. Ciao Tony, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Mai come stavolta sono d'accordo con te con quanto hai scritto. Pronto? Dicevo Tony, mai come stavolta sono d'accordo con te con quanto hai scritto. Ah bene, grazie, mi fa piacere. Ho un lettore. No, veramente due più di due. Più. No, sicuramente, anche quando hai parlato di Morales, effettivamente un eroe da fumetto, un bribiomane altro alto 1,20 m, non so, è 30, non lo so. Però effettivamente gli eroi sono stati tanti, Tony. Ma è stata una brutta domenica, però purtroppo non credo fosse una domenica in attesa. Purtroppo le cose del Napoli non vanno proprio bene da qualche tempo a questa parte. Dopo un inizio folgorante, insomma, il Napoli ha avuto un calo progressivo, qualche vittoria ha mascherato un po' quelle che sono le lacune della squadra e
soprattutto quello che è il problema dell'assetto tattico e della scelta degli uomini, che tutto questo poi insomma è deflagrato nella sconfitta di ieri, che adesso al di là del fatto di perdere, che è anche possibile, il modo con il quale insomma si è perso. E questo mette comunque di nuovo al centro del dibattito quello che oggi è il Napoli, perché non è più quello, ma sono risposte alle quali credo tocca rispondere all'allenatore, al presidente, all'allenatore soprattutto, perché questo non è quel Napoli che abbiamo visto all'inizio di stagione. Che cosa è successo? Non credo che questa sia una squadra scarsa, anzi tutt'altro, è una squadra che comunque è costata tantissimo, è costata 100 milioni di euro. Io non faccio un discorso di saldo di dare a vedere, faccio un discorso legato a quello che è l'arrivo di questi giocatori e soprattutto a quanta benzina è stata messa nel Napoli in questa stagione. Insomma, il Napoli ha messo benzina per una cifra spropositata rispetto ad altri club. Il problema è che gli acquisti sono stati fatti, ma probabilmente non tutti gli acquisti sono di primo piano, sono acquisti importanti, insomma si è speso male, questo può essere diciamo uno dei motivi legati alla sconfitta di Bergamo e in generale al momento di deficienza del Napoli, anche se non credo che dopo una sconfitta come quella di Bergamo bisogna parlare di mercato, bisogna parlare di una squadra che ha rinunciato a dei giocatori che sono importantissimi, non si sa perché non mi vengono a dire che Higuain era diffidato, perché a sto punto due sono le cose: quando un giocatore è diffidato lo si manda in vacanza, oppure se davvero non si vuole rischiare, certamente non lo si manda nel finale convulso di una partita dove può accadere di tutto. E poi Hamsik è una risorsa sprecata, è una risorsa lanciata verso per preservarlo l'abbiamo atteso per due mesi. Ma preservare Hamsik, che beato lui non ha questa grande fatica rispetto agli altri, ha iniziato a rigiocare da due domeniche, credo sia un eccesso di zelo. Purtroppo credo che al Napoli, oltre che a un ordine e un equilibrio tattico, manchi chi può parlare con Benitez, chi ha un grande, diciamo così, profilo calcistico da essere dirigente di una squadra, e parlare a Benitez da pari a pari. Manca un dirigente di questo spessore. Non so io, per esempio, se la storia di Rea, al quale si dice si fosse rivolto De Laurentiis per fargli avere questa funzione di direttore tecnico, chiamiamolo come volete, fosse vera. So solo che se è tale è stata un'occasione mancata. Bisogna a un certo punto avere la possibilità che ci sia una persona di spessore che abbia grandi conoscenze del mondo del calcio e che possa dialogare e confrontarsi con l'allenatore su certe scelte che magari l'allenatore prende da solo e che sono delle scelte che si dimostrano errate. Si dimostrano anche errate nel conoscere le squadre avversarie, perché io capisco che Benitez viene da altri campionati e quindi non ha la perfetta percezione di quella che può essere una squadra come l'Atalanta piuttosto che un'altra, e quindi la considera, diciamo, una squadra facilmente abbordabile e quindi può anche mandare in campo una formazione che non è competitiva sulla carta. Credo che tutti noi, quando abbiamo letto la formazione del Napoli, tutti noi siamo rabbrividiti, perché sarebbe un eccesso, ma certamente insomma siamo rimasti così un po' titubanti nel capire e soprattutto nell'immaginare cosa poteva mai accadere. Certo. Ricordando che Toni Chiavarone lo potete leggere ogni lunedì sul Mattino. No, ovviamente ogni lunedì sul blog, no? Sul Mattino. No, quella la conclude Dulcis in fundo. Fate arrivare. E poi l'editoriale su napolimagazine.com dal titolo Toni Azzurri, oggi c'è un titolo abbastanza chiaro, Napoli in bambola, il lunedì sera number 2 sul canale 34 e minuto dopo minuto su tonigiavarone.it ti presento un dato in conclusione, caro Toni. Duvan Zapata, Esteban Banguera, dico tutti i nomi così non ci imbrogliamo, ha giocato soltanto 14 palloni. È chiaro che un giocatore come Zapata, che dovrebbe avere soprattutto velocità nel fare il gioco che deve fare con Pande e Vochi per lui, e che non ha questo di caratteristiche, non andava bene in una partita come questa. Noi stiamo parlando di un giovane, di un ragazzo che non è, diciamo, la vera alternativa a un fuori classe come Higuain, e che ovviamente è come posso dire, è come se un giorno noi facciamo
il circuito di Formula 1 e io invece di venire con il mio bolide di Formula 1 vengo per essere buoni, diciamo, con una Gran Turismo, insomma, ce ne accorgiamo tutti che non è possibile vincere il Gran Premio così, e quindi credo che questa sia una scelta sbagliata, ma purtroppo sono tante le scelte. Proprio all'interno della presenza di Cannavaro, a Benitez toccherà anche rispondere perché Cannavaro, cioè, nel Napoli, che cosa è successo, se davvero è stata una scelta tecnica, se c'è qualcosa. Nell'ambito della chiarezza, nell'ambito dei rapporti sereni con il proprio pubblico, con l'opinione pubblica e con la gente, queste siano delle domande da fare e siano delle risposte da avere, insomma. Prima di ripartire, appunto, la conferma arriva anche dalle ultimissime, dalla home page tra l'altro di Napoli Magazine. Attenzione, mercoledì non è detto che si giochi perché avete visto cosa è successo ieri, non si è giocata la partita Roma-Parma, e lo stesso pericolo c'è anche per Roma-Napoli, semifinale andata di Coppa Italia, perché l'emergenza meteo è tutt'altro che finita. A Roma continua a piovere copiosamente e le previsioni purtroppo non sono incoraggianti, quindi anche la Coppa Italia potrebbe slittare. Antonio, è così, no? Ovviamente non siamo giuliacci, però è chiaro che se continua questo maltempo c'è il rischio. Vabbè, ma che rischio c'è secondo Marica Fruscio? Ciao Marica. Ehi, buongiorno a tutti, buongiorno radioascoltatori. Marica, cosa vogliamo dire? Parliamo d'altro. È un Napoli che non va, un Napoli che non riesce a ingranare, ci sono degli sbagli a monte dell'allenatore, ma ci sono anche veramente dei giocatori che probabilmente hanno perso tutta la verve che invece sarebbe giusto riprendere per a fronte di tutti gli impegni che abbiamo. Il centrocampo è quello che mi sta deludendo di più, la difesa ormai si sa, è inutile che stiamo lì a ripetere le solite cose, naturalmente Fernandez malissimo, se in un primo tempo magari ha fatto qualcosa di positivo, nel secondo ha sbagliato tutto, però a parte la difesa, che secondo me nessuno è sufficiente, da Reina, insomma, anche Reverieri, insomma, non mi è piaciuto nessuno, ma soprattutto il centrocampo. Miller secondo me non è giustificabile, nel senso che comunque ha ammazzato la partita sul 2-0, insomma, ha fatto quell'assist addirittura precisissimo sui piedi di Dennis e ha fatto male in fase di costruzione, insomma, niente di positivo. Eppure anche Zemaili che ha favorito l'1-0, perché comunque ha regalato a Morales il pallone praticamente, quindi libero poi di lanciarlo su Dennis, e poi la papera di Reina sul finale che praticamente ha messo la ciliegina sulla torta facendoci scivolare praticamente la palla sotto la pancia. Io devo dire un Napoli che va rivisto, veramente va rivisto. Benitez deve veramente riprendere in mano la squadra e cominciare comunque a fare delle scelte positive già dall'inizio. Regaliamo troppi primi tempi, e questo è stato anche il difetto che ha caratterizzato anche altre partite, primi tempi regalati, i giocatori avversari ci prendono le misure, riescono poi a neutralizzare i giochi a centrocampo, Dennis strepitoso, Buonaventura riusciva ad accentrare tutti i palloni, insomma, Stendardo e Benaluan sono riusciti bene a bloccare, insomma, tutti quelli che sono stati piccoli tentativi del Napoli di attaccare, insomma, non c'è stata una squadra degna di chiamarsi Napoli in campo, Intanto però si torna in campo. Spiegazioni. Si torna in campo contro la Roma in Coppa Italia mercoledì sera all'Olimpico. Sì. Ovviamente vedremo un altro Napoli perché giocheranno. Io spero tanto. Sbagliatissimo tenere Higuain in panchina, Amsic in panchina dal primo tempo, cioè. Ragazzi, degli sbagli che secondo me abbiamo un po' sottovalutato questa partita. Il campo comunque Franchino è un campo difficile, giocatori veramente motivati, giocatori che comunque in casa danno veramente del filo da torcere agli avversari, dovevamo scendere in campo
più convinti e soprattutto con una squadra più completa e competitiva sicuramente. Ha voluto fare il turnover Benitez per far riposare Higuain per in previsione della partita contro la Roma, niente di più sbagliato. Niente di più sbagliato, perché noi abbiamo sottovalutato una partita che comunque è importante e non abbiamo approfittato soprattutto dello stop della Fiorentina, che potevamo benissimo, poteva essere questa un'occasione proprio per mantenere delle distanze di sicurezza appropriate, invece non abbiamo approfittato di niente, anzi abbiamo fatto tra virgolette ridere, perché la nostra difesa veramente è una comica. Se pensiamo a Fernandez che è scivolato lasciando passare praticamente il pallone e poi servendo tra virgolette il gol agli avversari, è una comica, una barzelletta se vogliamo. Quindi speriamo che non ce ne siano più di queste barzellette dalla partita prossima in poi, perché anche no. Perché poi sabato giochiamo contro il tuo amico Crudeli, contro il tuo amico Crudeli giochiamo domani, giochiamo sabato. San Paolo. E non sottovalutiamo queste squadre, perché se sono queste le squadrette e questo deve essere il risultato, io penso che a questo punto dobbiamo impegnarci forte con tutte le squadre a questo punto, perché mi sembra veramente un Napoli che è diversissimo, un Napoli completamente cambiato dall'inizio campionato. Specialmente, ripeto, a centrocampo, che forse noi tutti ci sorprendiamo della difesa e continuiamo a puntare il dito contro la difesa, ma il centrocampo è importantissimo ed è un reparto che non sta funzionando, quindi bisogna anzitutto vedere lì dove poter rimediare. E secondo lo vedremo. E facendo entrare Giorginio già nel primo tempo magari potremmo vedere qualcosa di diverso, secondo assolutamente me. D'accordo. Marica, grazie mille per essere stata con noi. Grazie mille a voi, comunque ciao, sempre Marica. Forza Napoli sempre. E vediamo di rialzarci e camminare subito, come si deve, perché sennò guarda, è una cosa che fa male parlare male del Napoli, fa male veramente. Ma ci arriveranno tempi migliori. Grazie Marica, un abbraccio forte. Grazie a tutti voi, buon pomeriggio. Ciao, grazie mille a Marica Fruscio, andiamo però di volata con Biagio Izzo che è impegnatissimo. Biagio! Ciao ragazzi, buongiorno, come va? Male. Male, 3-0. Che mal di testa. Cioè qua arriva una partita positiva che ci dà una ventata d'ottimismo, mi auguro già con la Roma in Coppa Italia, sabato sera a Campo con Milan. Non possiamo aspettare, perché io sono senza parole, questo una squadra senza anima, senza cuore, non mi aspettavo onestamente, è stata una delusione, ma al di là si può anche perdere, anche malamente, ma quando c'è te la giochi, quando ci metti il cuore. Qua ragazzi ho visto, non me lo so spiegare, Benitez dice che non è giusto ed ha anche ragione, non bisogna fischiare i calciatori perché vanno sostenuti, però se, voglio dire, il tifoso è tifoso e ha il diritto anche di fischiare quando le cose non vanno bene. Se tu mi dai un gioco del genere, ma mica vuoi gli applausi, io devo soltanto fischiare e criticare e dire così non mi piace, non va, non vedo animo, non vedo cuore. Io sono il primo ad applaudire anche se perdiamo e ci hai messo l'anima e non ce l'abbiamo fatta, sono il primo a dirti bravo, non fa niente, ci hai messo l'anima, ma se non c'è quello uno ci resta male onestamente. Giorgio, cosa hai pensato quando hai detto la formazione titolare vedendo Duan? Ho detto onestamente, ma chi sei, pazzo? Cioè noi dobbiamo andare a Fiorentina adesso abbiamo l'occasione per metterci a 6 punti dalla Fiorentina, dobbiamo andare con la migliore squadra che abbiamo Higuain in panchina, Hamsik in panchina, Giorginio in panchina. Ragazzi, io sono rimasto senza parole, non lo so cosa vuole fare, non lo so, però ho detto anche io mi fido di lui, se lui dice è così, però evidentemente è stata una scelta sbagliata. Saranno stati anche tre errori, è vero che sono stati tre errori, ma al di là dei tre errori Napoli non ha meritato niente. È triste dirlo, lo so, però noi siamo tifosi e permetteteci di criticare la nostra squadra. Se lo facciamo, lo facciamo per amore, non lo facciamo perché solo per il gusto di criticare qualcuno o qualcosa. Assolutamente. Vorremmo essere qui a dire siamo stati grandi, meravigliosi, abbiamo vinto, e invece no, siamo qui a dire non solo abbiamo perso, ma senza anima, senza cuore, non lo so, errori così banali. Non è possibile che una squadra che vuole lottare per la Champions League ha questi errori così, e da un po' che sbagliamo i passaggi di rifinitura, passaggi facili, banali,
se perdiamo palle al centrocampo, la squadra è sbilanciata, loro con le ripreghe, con le ripartenze, ci fregano, c'è poco da fare, non riesce a recuperare. C'è un messaggio per chi ha giocato male, da Hiller a De Mai, a Peperena che ha chiesto scusa, a Fernandez. Ma, ecco, vedi, ma come si fa di... Pronto, pronto. Problema di linea. Abbiamo perso... proprio sul momento in cui cercavamo di dargli un attimo di incoraggiamento, no, ai ragazzi che ovviamente sono dispiaciuti. So anche che ci sarà una cena d'addio, di saluto con Paolo Cannavaro, possiamo dire tranquillamente, caro Michele. L'umore non è dei migliori. Eccolo, eccolo Biagio, eccolo Biagio. Biagio, Biagio, mi sono seduto come Hiller ieri. Perché parlavo da solo al telefono e nessuno mi seguiva. Tale e quale Hiller mi sono sentito. Dopo l'errore, tale e quale, parlavo e tutto, facevo tutto sta. Hai fatto un retrovantaggio. Hiller proprio. Ha fatto un grande assist alla squadra avversaria. Ma, mamma mia, come ha fatto là? Se lo voleva fare volutamente, non ci riusciva. Perché... No, ma infatti ho detto: non si può condannare un calcio, si può sbagliare, per amor di Dio. Ma come vedi, è la mentalità, dipende dall'allenatore, deve inculcare una mentalità diversa, vincente. Io vedo la Juve che, porca miseria, viene da due scudetti vinti e si fermano. Giocano col coltello fra i denti, ma perché non dobbiamo vedere queste cose? No? Poi dobbiamo stare attenti, perché poi le ultime squadre che stanno giù in fondo alla classifica vogliono salvarsi, ce la metteranno tutte, secondo me è più difficile giocare con le squadre più o meno forti che con quelle blasonate, secondo me. Però attenzione, facciamo attenzione. Boh, non so che dire, sono senza parole, voglio su un dusso caso, un gatto, non già fa, sto pigliato con un corpo, la polpetta la rumena che si è squagliato in corpo, non già fa. Vero, viaggio per chiudere, ma hai preparato qualche servizio speciale per l'ospite della settimana? Questa sera so che c'è Rafa Benitez. Stasera abbiamo Benitez, io mi sono limitato soltanto a parlare del costume di cioè nel senso che hanno fatto una pizza di Benitez, che se questo ormai che beve il caffè o vostro tè e se chiamano da fè è diventato più napoletano, non è più spagnolo, ma secondo me era meglio che rimaneva un po' spagnolo, meglio dava una mentalità diversa al gioco, sta diventando troppo napoletano evidentemente. Posizione. Dai, ci risentiamo lunedì prossimo dopo il Milan e dopo il chiamatelo solo se vincimo, si per dire mi chiamate proprio. Non è colpa nostra, cioè, almeno però dobbiamo dare un barlume di speranza a chi ci ascolta, perché assolutamente, ma noi quello vogliamo assolutamente, i tifosi ci siamo sempre, pure ieri a Bergamo i poveracci magari sotto all'acqua, la pioggia, il freddo, stavano là, il tifoso c'è, è la squadra che non ci sta. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.